La regione esclude i comuni di Giulianova e Roseto dal contributo per i canoni di locazione per le famiglie in difficoltà. Il sindaco Mastromauro, decisione vergognosa. Il comune di Teramo ripropone il progetto per il recupero e la riqualificazione dell'ex manicomio. L'ente aderisce al bando Piano Città. Prosegue l'indagine all'ufficio ragioneria del comune di Tortoreto. L'inchiesta si concentra ora anche sul gettito ICI. Presentato il progetto Happy Friend, iniziativa che consentirà ai ragazzi con difficoltà economiche di giocare a pallacanestro. Teramo con la mente già alla sfida casalinga contro il Pontedera. Capitano Bucchi ancora in dubbio. Ancora una trasferta all'orizzonte per il San Nicolò. Domenica c'è il San Cesario, rientra Costantino. Il Teramo Basket rivive nel primo video musicale realizzato da Dee Brown. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Buongiorno, apriamo questa edizione del giornale con la politica, sarebbe il caso di dire, con una polemica politica innescata dal sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro relativamente al fatto che la regione ha escluso i comuni di Giulianova e Roseto per quanto concerne i contributi destinati alle famiglie bisognose per il pagamento dei canoni di locazione. Mastromauro parla di decisione vergognosa e invita il collega di Roseto Ennio Pavone a fare fronte comune. Servizio. Tra i 12 comuni abruzzesi ad alta tensione abitativa che usufruiranno dei contributi regionali a sostegno dei canoni per le famiglie in difficoltà economica, non figurano i due comuni più popolosi della provincia di Teramo, ovvero Giulianova e Roseto degli Abruzzi. Questa esclusione è vergognosa, dice il sindaco Francesco Mastromauro, tenuto conto che Giulianova, in base ai dati del 1 gennaio di quest'anno, presenta una densità di 863 abitanti a chilometro quadrato e Roseto degli Abruzzi di oltre 474, Spoltore che invece riceverà i contributi a 527 abitanti per chilometro quadrato. Ma quali criteri ha dunque adottato la Regione decidendo chi includere o escludere? Se si fa riferimento alla tensione abitativa, allora non si comprende l'esclusione di Giulianova e Roseto. Una cosa è certa, sono stati usati criteri discutibili o comunque con discutibile applicazione. Il risultato, prosegue Mastromauro, è che mancherà una delle tutele più importanti a favore delle famiglie in difficoltà, che nei nostri territori sono davvero tante e purtroppo in crescita. Per questo rivolgo l'invito al collega Ennio Pavone di fare fronte comune contro questa esclusione e mobilitare la cittadinanza, chiamando a raccolta anche quelle forze politiche più responsabili e sensibili, non importa di quale schieramento, perché i problemi, conclude il sindaco Mastromauro, non hanno colore politico e bisogna risolverli insieme. Nuova udienza oggi all'Aquila per quanto concerne il processo alla Commissione Grandi Rischi, ovviamente si riferisce al terremoto aquilano del 2009. Oggi è stato il turno degli avvocati della difesa, a parlare è stato Marcello Melandri che ha sottolineato che gli aquilani non potevano essere tranquillizzati dalle risultanze della riunione della Commissione Grandi Rischi perché il verbale non era ancora noto nei giorni immediatamente precedenti il sisma del 6 aprile 2009. Melandri ha poi scaricato sugli articoli di stampa di quei giorni la responsabilità di aver passato alla popolazione informazioni sbagliate e rassicuranti. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Teramo. L'amministrazione comunale ripropone il progetto di recupero e di riqualificazione dell'ex manicomio. L'ente infatti ha aderito al progetto Piano Città con l'obiettivo di ottenere un finanziamento al servizio. L'amministrazione comunale di Teramo aderisce al piano città del governo, in che termini? Sì, il governo ha indetto un bando che riguarda le città per proposte che insomma in qualche modo vedono un po' la crescita e lo sviluppo della città. Noi in questo caso abbiamo riproposto l'ex manicomio. L'ex manicomio è un progetto che fa parte del programma elettorale di questo, del sindaco e di questa maggioranza. Purtroppo con Jessica non era andata bene perché in qualche modo questo progetto, questo fondo si era interrotto, lasciamo perdere i motivi, però la prima occasione è quella che si è presentata del piano città insieme all'assessore Agostinelli abbiamo deciso di riproporre il recupero dell'ex manicomio in accordo
con la ASL, perché sappiamo bene che l'ex manicomio è di proprietà della ASL, è in accordo con la provincia. E noi siamo fiduciosi sul fatto che questo progetto possa essere approvato dal Ministero. Perché? Perché ha in sé tutte le caratteristiche che prevede il piano città. Di fatto ne abbiamo previsto un housing per gli studenti, per gli universitari, abbiamo previsto spazi pubblici, quindi uffici, perché il nostro obiettivo è quello di creare la sede unica comunale, che tra l'altro è anche una, come dire, è anche nelle linee guida del governo per quanto riguarda il futuro, perché sappiamo bene che bisognerà razionalizzare e quindi ridurre gli affitti, cioè gli affitti che i comuni pagano per gli uffici comunali, e quindi in quest'ottica, diciamo, ci rientra anche un discorso di spending review. L'abbiamo riproposto, adesso, diciamo, è stato inviato qualche giorno fa a Roma e aspettiamo, diciamo così, i risultati di una prima fase. Ci spostiamo a Tortoreto perché prosegue l'indagine all'ufficio ragioneria del comune e adesso l'inchiesta si concentra anche sul gettito ICI. Vediamo il servizio. L'inchiesta al comune di Tortoreto prosegue e investe anche gli incassi dell'ICI, l'imposta comunale sugli immobili sostituita di recente dall'IMU. Gli ammanchi all'ufficio ragioneria, emersi dopo la vicenda Saccuti, l'ex dirigente comunale accusato di peculato, hanno imposto, e non poteva essere diversamente, di passare al setaccio tutti i conti dell'ente, anche e soprattutto quelli degli anni pregressi. Sotto questo aspetto l'attività degli inquirenti, l'indagine è stata delegata dalla Procura, la Guardia di Finanza di Giulianova, prosegue e andrà avanti per alcuni mesi ancora. Nel corso delle ultime settimane le Fiamme Gialle hanno iniziato ad analizzare la documentazione riguardante il gettito ICI degli anni scorsi. Resta da verificare se dal controllo in essere possono emergere delle anomalie. Anzi, questo accostamento è tutto da dimostrare, fermo restando che nell'inchiesta non viene tralasciato nessun particolare. Nel frattempo, nella prossima seduta utile del Consiglio Comunale di Tortoreto dovrebbe essere prorogata per altri 6 mesi la durata della speciale commissione consiliare di indagine, nominata dopo che è deflagrato il caso all'ufficio ragioneria. Cambiamo argomento e ci occupiamo di politica, di primarie nello specifico. Infatti si è costituito anche a Teramo il comitato Pro Bersani, costituito soprattutto da giovani leve del Partito Democratico. Il servizio. Nasce a Teramo un comitato Pro Bersani nel PD, composto soprattutto da giovani. Sì, soprattutto, ma non solo. Noi giovani vogliamo avere... sicuramente vogliamo far parte di questo progetto, di questo programma, semplicemente perché crediamo nelle idee e nel programma del segretario Pierluigi Bersani. Abbiamo letto il suo programma, che poi è trascritto nella carta di intenti che ha presentato a luglio, e siamo convinti che lui sia la persona giusta a guidare prima il centrosinistra e poi, ci auguriamo, anche il governo dell'Italia dopo le elezioni del 2013. Come rispondete ai rottamatori di Renzi che vogliono mandare a casa, mettere da parte, tra virgolette, i vecchi della politica? Io credo che i giovani debbano avere un ruolo importante all'interno della politica, però non si deve nemmeno denigrare o escludere le persone che hanno fatto la storia di questo partito, che hanno fatto sì che questo partito raggiungesse degli obiettivi importanti. Dico solamente l'ultimo, il fatto che il Partito Democratico si sia posto contro una riforma totale dell'articolo 18, ecco, questo è uno degli obiettivi che è stato raggiunto grazie anche al lavoro e all'impegno di persone che da anni fanno parte del partito. Le lavoratrici e i lavoratori della YKK e le segreterie provinciali di FIOM, CGL e UILM hanno discusso in merito alla procedura di mobilità che prevede 12 esuberi su 47 unità lavorative del sito di Colonnella. Le lavoratrici e i lavoratori hanno espresso forti preoccupazioni per la tenuta occupazionale e per l'assoluta indisponibilità dell'azienda a discutere soluzioni alternative ai licenziamenti. Le lavoratrici e i lavoratori conferiscono quindi mandato per la proclamazione dello Stato di agitazione da oggi fino al 12 ottobre secondo le seguenti modalità, ovvero sciopero di 4 ore sulle ultime ore del primo turno di lavoro e giornaliero, sciopero di 4 ore sulle prime del secondo turno e sciopero di 2 ore delle lavoratrici in part time, sciopero inoltre degli straordinari e di ogni forma di lavoro supplementare. Cambiamo argomento e torniamo a Teramo per dare spazio ad una segnalazione. Infatti un cittadino è stato multato in prossimità del nuovo supermercato di via Mario Capuani. Il cittadino teramano invita ad una maggiore sensibilità e allo stesso supermercato a dotare l'area limitrofa di un parcheggio per le 2 ruote. Vediamo il servizio.
Un cittadino di Teramo è stato multato per aver lasciato lo scooter davanti al nuovo supermercato in via Mario Capuani. L'uomo, che ha detto che pagherà regolarmente la multa, non contesta la sanzione, ma la mancanza, a suo avviso, di tolleranza verso chi, come nel suo caso, ha qualche difficoltà nel muoversi a piedi. Ho qualche problema respiratorio, ha raccontato, e dunque la spesa la vado a fare con lo scooter. Nella circostanza della multa, peraltro, sono rimasto nel supermercato per pochissimo tempo, avendo acquistato solo 2 etti di mortadella. Per pochi minuti mi sono visto multato. L'uomo invita i vigili urbani ad avere maggiore tolleranza verso situazioni particolari e anche il supermercato a creare parcheggi ad hoc per i motorini. Ci spostiamo a Pineto, il servizio di refezione scolastica della scuola materna partirà quest'anno con qualche giorno di ritardo, lunedì 15 ottobre. Lo comunica l'assessore all'istruzione Vincenzo Fiorà. Siamo dinanzi a una forte carenza di personale addetto alla vigilanza, precisa a tal proposito l'assessore, per la fascia oraria che va dalle 13.30 fino alle 16. Una situazione che ci pesa particolarmente e che rende difficoltosa la gestione del servizio, ma che, mi preme sottolinearlo, non dipende da noi. E ora ci occupiamo di un'iniziativa a metà strada tra lo sport e il sociale. Infatti questa mattina in comune a Teramo è stato presentato il progetto Happy Friend, iniziativa che la Happy Basket Teramo ha pensato assieme appunto all'amministrazione comunale di Teramo per consentire anche alle famiglie più bisognose e ai loro figli di fare pallacanestro e servizio. Cos'è Happy Friend e quali sono le finalità? Happy Friend è un'iniziativa che abbiamo messo in atto in collaborazione con il comune di Teramo. Si tratta di individuare tramite appunto gli organi competenti del Comune di Teramo quelle famiglie bisognose i cui figli non possono permettersi un'attività sportiva. Noi abbiamo deciso di offrirgliela, sarà dedicata a un numero esiguo di bambini rispetto alla richiesta. Saranno 15 bambini che però potranno usufruire di appunto, questo servizio, verranno a fare mini basket insieme a tutti gli altri. Quando partiranno? Sono già arrivati questi bambini, non vi lascio immaginare la gioia. È stato il comune a segnalare i bambini alla società sportiva, che poi sono quei bambini che partecipano alle altre iniziative del settore sociale del comune di Teramo. Sì, è un'iniziativa, innanzitutto permettetemi di ringraziare l'Happy Teramo Basket perché è veramente un'iniziativa lodevole, perché loro sono venuti da noi, sono presentati, cioè noi vogliamo avere 15 bambini che verranno gratuitamente a fare scuola basket e diteci voi quali sono i bambini che più meritano, tra virgolette, di fare questa iniziativa. Io li ringrazio e ci siamo messi subito a disposizione perché riteniamo un'iniziativa importantissima, mi auguro quindi tutti i successi per l'Happy Teramo Basket in tutti i sensi, ma fra le altre cose voglio invitare le altre società sportive, dal calcio alla pallacanestro, come la pallavolo, come qualsiasi altro tipo di iniziativa, se volessero avere questa sensibilità come l'ha avuta questa società sportiva. Adesso andiamo a vedere i titoli più importanti proposti dai quotidiani in edicola oggi con la nostra rassegna stampa in video. Rassegna stampa locale martedì 9 ottobre 2012. Il centro, bufera sull'università, il rettore invia 500 lettere per restare, tranquilli leali rompe il silenzio dopo 5 atti di sfiducia, scrive un appello a tutti i docenti, gli impiegati e gli studenti. Teramo lungo fiume da Far West con baracche e cinghiali, le foto denuncia di Olivieri mettono in azione il comandante dei vigili Zaina. Cronaca imprenditore sotto inchiesta per usura, presta soldi con interessi da capogiro a colleghi interdetti dalle banche, la procura chiede il processo per il teramano. Cronaca arrestati con 4 kg di droga, 2 giovani studenti teramani bloccati a Roma. Bisenti 5.000 visitatori per i carri dedicati al vino. Alluvione, finalmente gli aiuti, ma di 25 milioni promessi ne sono stati liquidati solo 3,7. La città, Teramo, non paga la retta della mensa, bimba cacciata dall'asilo. Teramo, varco tappato in attesa delle telecamere, stamattina tornerà in funzione la barriera di via San Berardo. Cronaca imprenditori usurai, chiesto il processo, per mesi hanno prestato denaro a colleghi teramani in difficoltà economiche, applicavano interessi dal 50 al 135%. Giulianova Mastrilli alle regionali con l'Italia dei Valori, mentre il Consiglio Comunale approva il piano del rumore, si rincorrono le voci politiche sull'ex assessore di Mastromauro, già avvicinato dal PDL. Roseto, la mareggiata cancella le spiagge e rende inutili i lavori di pulizia.
Il Messaggero, università, il rettore sfiduciato non molla, la Tranquilli Leali, resto per completare l'iter della riforma Gelmini. L'inchiesta, un noto imprenditore accusato di prestare denaro con tassi di usura, la procura ha chiesto l'incriminazione. Giulianova, ospedale, ora chiude anche psichiatria, il primario Rossi si oppone ma il capo dipartimento Moschetta insiste. Roseto, parcheggi pubblici no alla vendita, De Vincentis del PD all'attacco anche sulle spiagge sporche. Il Tempo, inchiesta, usura, chiesto il processo per due, tassi di interesse tra il 50 e il 190%. La denuncia, baracche e rifiuti deturpano il lungo fiume Tordino. Il progetto, l'ex ospedale psichiatrico, ospiterà strutture ricettive ed uffici. Ma al tempo finalmente arrivano i primi soldi per i danni dell'alluvione. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci dice tutto meteoteramo.it. Previsioni per oggi in provincia di Teramo. Giornata caratterizzata dalla presenza di nubi su tutto il territorio provinciale. Tra pomeriggio e sera addensamenti localmente consistenti lungo la dorsale appenninica e sui settori interni, dove non sono esclusi residui rovesci sparsi. Rasserenamenti nelle ore notturne, temperature stazionarie, massime comprese tra 22 e 25 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 23 e 26 gradi sulle coste. Venti deboli orientali, adriatico calmo o quasi calmo. Apriamo la pagina sportiva parlando del Teramo che oggi si ritrova per iniziare a preparare la gara casalinga contro il Pontedera in programma domenica prossima. Saranno valutate tra poco le condizioni del capitano Bucchi e di Stéphane Chauvet, ancora le prese con qualche problemino. Inoltre vi ricordiamo che questa sera sul canale 638 alle 21.05 andrà in onda la replica della gara vittoriosa del Teramo contro il Poggi Bonzi. Ma adesso andiamo a fare il punto sull'ultima giornata in seconda divisione con questo servizio. La sesta giornata di campionato ha sorriso alle squadre abruzzesi. A completare l'opera è arrivata la vittoria dell'Aquila nel posticipo contro l'Interreggio, che rimane quindi in piena zona retrocessione, mentre la squadra di Graziani bissa il successo contro l'Arzanese. Il Chieti festeggia i 90 anni di storia del modo migliore dopo lo stop di Melfi. È una festa a cui non poteva mancare la firma di De Sousa, sempre più uomo simbolo dei neroverdi di De Padre. È una festa invece indigesta per il Martina Franca, che si vede così superato in classifica nonostante la rete dell'ex Teramo Gambino. Insomma, una domenica da ricordare per i tifosi neroverdi e per una società che sta dimostrando anche in questa stagione che il volare bassi ma essere contemporaneamente consapevoli della propria forza è la ricetta giusta per far bene nel calcio, senza essere sopra le righe, senza particolari proclami. Ma è stata una domenica da ricordare anche per i tifosi teramani, perché per la prima volta in stagione il Teramo abbina una vittoria, la terza consecutiva, al bel gioco. È vero, nella ripresa i biancorossi hanno giocato con l'uomo in più, così come a Fondi, ma nel primo tempo contro il Poggi Bonzi, a parità numerica in campo, la squadra dei Cappellacci ha messo in mostra un buon possesso palla. A voler trovare il pelo nell'uovo, è anche vero che proprio nei primi 45 minuti di gioco, di occasione in area piccola, ce n'è stata solo una. Colpa di un Foglia ancora non in condizione e di un Bellucci che comunque lì davanti non è Bucchi. L'incrocio Abruzzo-Toscana proseguirà domenica prossima. Il Chieti affronterà in trasferta il Poggi Bonzi, il Teramo ospiterà il Pontedera. Chi dovrà provare a dare una svolta al proprio campionato è il Campobasso. La sconfitta con la capolista Aprilia ci può stare, ma qualcosa deve cambiare perché i molisani sono in piena zona retrocessione e domenica anche loro saranno impegnati in Toscana contro il Gavorrano. La cura Perrone sembra invece giovare alla Serenitana. La prima vittoria in trasferta della stagione, secondo successo consecutivo, ha dato un nuovo volto alla classifica dei Granata, ma l'operazione rimonta non è ancora compiuta. Scendiamo in Serie D, la sesta giornata nel girone F in chiave abruzzese ha portato gioia soltanto alla Meternina che ha battuto nel derby 4-2 il San Nicolò. In testa alla classifica invece prosegue la marcia della Maceratese appaiata ora dalla Vispesaro, ma facciamo il punto con questo servizio. Otto squadre concentrate nello spazio di appena 3 punti. L'equilibrio appare la costante dopo 6 giornate nel girone F della Serie D.
In vetta alla graduatoria la Maceratese, fermata sul pari dal Termoli, è stata agganciata dalla Vispesaro, che ha iniziato a vincere anche in casa. Dietro le distanze si sono accorciate con San Benedettese e San Cesareo, che si sono riavvicinate alle battistrada. La Viternina, la migliore fino ad ora tra le abruzzesi, rappresenta lo spartiacque tra l'alta e la bassa classifica, dove stazionano l'Angolana, che incassa 4 reti a Isernia, il San Nicolò, che sta vivendo una fase decisamente difficile sul piano dei risultati, e il Celano, ancora secco di vittorie, che fino a questo momento ha totalizzato appena 3 punti. Storicamente parlando, il girone F ha sempre fatto dell'equilibrio la sua costante, considerazione che calza a pennello per descrivere l'andamento della stagione dopo il primo mese di campionato. Chi a bocce ferme doveva recitare un ruolo da protagonista, Ancona e San Benedettese tra tutte, deve rincorrere, ma le distanze sono talmente ridotte nei quartieri nobili della graduatoria che tutto è ancora in piena evoluzione. In chiave abruzzese va sicuramente evidenziato il rendimento della Viternina, che trascinata dal bomber Molinari, al comando della classifica cannonieri con 6 reti alla pari di Melchiorri della Maceratese, mostra di avere una sua precisa fisionomia. Identità che al contrario deve ancora trovare il San Nicolò, ancora alla ricerca di precisi equilibri e che paga dazio ad errori come domenica scorsa ha scoppito decisamente grossolani. Per i biancazzurri urge una scossa che dovrà arrivare sin da domenica prossima sul campo del San Cesareo, formazione costruita per ben figurare. La salvezza resta l'obiettivo massimo per l'Angolana, che domenica riceverà la visita della Vispesaro capolista, e per il Celano, decisamente rinnovato dopo la retrocessione dei professionisti e che attende il Città di Marino per brindare al primo successo in campionato. Parliamo adesso di pallacanestro, il Teramo Basket, come ormai sanno tutti, non c'è più, però c'è qualcuno che ha inserito le immagini del Teramo Basket e di Teramo nel suo primo video musicale. Vediamo di chi si tratta. What up, fam? Le esequie ormai celebrate del Teramo Basket non hanno impedito a Dee Brown, ex playmaker teramano, di far vivere ciò che ormai non c'è più tramite un video. E non è un video qualunque, che Dee Brown è sempre stato appassionato di musica, non fermandosi però semplicemente ad ascoltarla. E così, dopo vari CD, Dee Brown ha realizzato il suo primo video musicale, inserendo all'interno immagini di quella che era la vita di tutti i giorni a Teramo nella passata stagione. Le gare, i viaggi in pullman, rappare con il capitano Gianluca Lulli, Brandon Brown o Valeria Amoroso, girare per le strade di Teramo, dove le gare in trasferta portavano la squadra teramana. Un video dove compaiono anche i custodi del Palace Capriano. Insomma, 4 minuti e 25 secondi di un video disponibile su YouTube, il cui titolo è Love the Game, perché è una canzone tutta dedicata all'amore per la pallacanestro, in cui il Teramo Basket rivive, almeno per 5 minuti. Bene, con questo è proprio tutto. Prima di salutarvi vi ricordiamo quello che è il palinsesto pomeridiano di Teleponte. Alle 15 non perdete l'appuntamento con l'Abruzzo su 15, oggi in studio Rino Orsatti, poi l'ampio spazio dedicato all'informazione, alle 17 il TG Flash, alle 19.15 l'edizione del TG a doppia conduzione e alle 20 il TG Lis, mentre alle 21 non perdete un nuovo appuntamento con la trasmissione Lavoro Impresa. Vi ricordiamo altresì che potete seguirci in diretta e in differita sulla nostra web TV all'indirizzo www.teleponte.it. Bene, con questo è proprio tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buon proseguimento di giornata. Arrivederci.